Ciao ragazzi, oggi un video speciale. Vi mostriamo come fare un buonissimo pan di Spagna senza lievito. Ragazzi, se vi state chiedendo come fare un pan di Spagna alto e soffice senza utilizzare il lievito, è perché sfrutteremo l'aria contenuta nelle uova montate. Come montare alla perfezione delle uova? Facilissimo! Partiamo da uova a temperature ambiente e montiamole con lo sbattitore elettrico per almeno 10 minuti. Vedrete che le uova letteralmente triplicheranno di volume, inglobando tantissima aria. Facciamo le polveri e incorporiamole alle uova. Ragazzi, abbiamo fatto tanta fatica per montare le uova, quindi anche questa operazione va fatta con cura. Incorporiamo le polveri poco alla volta e con i classici movimenti dal basso verso l'alto. Ma attenzione, al pan di Spagna l'indecisione non piace, quindi mi raccomando, movimenti rapidi e decisi. Troppe mescolate infatti non farebbero altro che smontare le uova. Pronto l'impasto, trasferiamolo subito nella teglia e cuociamolo in forno preriscaldato. Ragazzi, se non volete la superficie del pan di Spagna troppo scura, copritelo direttamente con un foglio di carta forno. Ma soprattutto ascoltate questo consiglio: durante la cottura non aprite mai lo sportello del forno, perché lo sbalzo di temperatura potrebbe far afflosciare il nostro pan di Spagna. E diciamocelo chiaramente, un pan di Spagna floscio non piace a nessuno. Eccolo detto. Tells me good things about you,
la ricetta di oggi finisce qui. Vi è piaciuto questo pan di Spagna senza lievito? Antonio, diciamolo, il pan di Spagna è da considerarsi una base di pasticceria, perfetta per essere appunto trasformata in una buonissima torta, che so, con una bella bagna oppure una golosissima crema. Insomma, come per costruire un bellissimo palazzo occorrono delle solide fondamenta, allo stesso modo non esiste torta al mondo che non parta da un buonissimo pan di Spagna, ecco l'ho detta! È vero Mauro, hai ragione, ma sai cosa ti dico? Che a me questo pan di Spagna piace anche in semplicità, con sopra sfermata per esempio della Nutella o della marmellata, è buonissimo! Ammettiamolo, noi praticamente questo pan di Spagna l'abbiamo mangiato così! È vero! Ok ragazzi, se la ricetta di oggi vi è piaciuta non dimenticate di metterci tanti pollici in su, di iscrivervi a 55 Winston 55 se ancora non foste iscritti e di seguirci sui nostri social Instagram e Facebook. Va bene Antonio, spegniamo la telecamera, lasciamo i ragazzi alla scheda ingredienti e noi due andiamo e continuiamo a mangiare il pan di Spagna con sopra spalmata la marmellata. Continuiamo! Continuiamo! Ciao! Ciao!